Allora, fine di Virtus Milano, vittoria sonante della Virtus. Direi che non c'è stata partita per da secondo quarto in poi. All'inizio forse cioè Milano comunque ci ha provato abbastanza, però alla lunga appunto, cioè, le rotazioni si sono fatte sentire, era veramente, aveva fuori metà squadra, Messina non poteva fare più di tanto. Allo stesso tempo, secondo me, comunque ha trovato buoni riscontri, buone risposte da giocatori come Baldasso, che sta confermando veramente un grande periodo di forma. Ha segnato tre triple, una tra l'altra in faccia a Duckett, e poi però ovviamente nella ripresa si sono spenti, poi ovvio che quando vai sotto di 20 punti poi già se non hai proprio i senatori della squadra diventa veramente quasi impossibile recuperare. E la Virtus secondo me può prendere da questa partita un continuo di un'ottima forma di Cordinier, che è arrivato veramente, secondo me ha avuto dei miglioramenti impressionanti. Adesso gioca, ha fatto alcune azioni anche da palla in mano, ha giocato pick and roll, me ne ricordo uno in cui ha servito Jaite molto bene, e finalmente riesce, secondo me, a sfruttare, non dico totalmente al meglio, ma molto di più dell'inizio, la sua velocità e il suo atletismo e anche la sua tecnica, perché è un giocatore abbastanza tecnico e riesce anche a sfruttare appunto la sua abilità nell'uno contro uno. Infatti ha veramente subito tanto Milano da lui. Oltre a lui, Jaite migliore in campo, c'è anche abbiamo fatto anche il post social, e ha fatto una doppia-doppia, è stato detto anche da Scariolo in conferenza stampa, è stato fondamentale, è stata la boa, l'ha definita, dell'attacco dei bianconeri. Comunque, in generale, buoni segnali da tutti per quanto riguarda la Virtus. Forse l'unica pecca potrebbe essere appunto l'NE di Mannion, che non è entrato, ma come detto a fine partita, ci sarà il tempo anche per lui, insomma. Milano difficile veramente poteva far meglio, perché difficilmente poteva far meglio, perché dopo una partita tirata come quella in Francia, venire qua e fare il risultato anche qua era davvero difficile. Zero di Delaney a metà partita, è stato abbastanza sorprendente, però ne aveva poi fatti 25 là in Francia. E in generale sì, cioè, sono comunque spunti da prendere con le pinze, perché è comunque stata una partita di praticamente una squadra contro la metà dell'altra, quindi c'è comunque poco di oggettivo che si può trovare, e Milano comunque sicuramente ripartirà, però comunque molto importante per la Virtus partire, cioè comunque ottenere il primo posto e praticamente certificarlo, perché ormai siamo alla fine dei, cioè, non ne mancano tante, a meno di sbalzoni. Direi che la prima piazza direi che è abbastanza confermata. Altro aspetto positivo potrebbe essere il palazzo, che è stato veramente incredibile. Prima, cioè, si è ritornato appunto alla prima partita in tutto esaurito, e tra l'altro 100% di capienza, l'atmosfera quindi direi straordinaria. Partita, diciamo che poteva essere più gustosa, però Milano aveva poi fuori quelli, quindi da una parte qualche mese fa ce l'aveva la Virtus, adesso ha toccato a loro. Quindi importante vittoria per la Virtus, e Milano ripartirà come sa fare, se lo sappiamo. Un saluto.